trasmissione, consultare la pagina 783 di Televideo. Visitare il sito Rai Easy Web, dedicato alle persone con disabilità visive. Romano, percorrono un caratteristico vicolo di Napoli camminando distanti. Ha capelli lunghi e scuri con la frangetta, veste di nero e calza anfibi. Lui è un uomo corpulento, occhi e capelli scuri, barba curata. Secondo me sta guardacina deve essere una pazza. Vabbè, no, non ha fatto una segnalazione a noi. Allora è una pazza con nome e cognome. Suonano al citofono. Signora, siamo della polizia. Salite, quinto piano. Varcano il vecchio portone. Poco dopo, Di Nardo apre una tenda di pizzo bianco e osserva la finestra protetta da una tenda bianca del palazzo di fronte. Non trova nulla di anomalo. E che si sta che non va? La signora Guardascione è un'anziana con i capelli rosso tiziano. È venuta ad abitare una donna. Beh? Non ho capito, è vietato. Un momento, fatemi parlare, come siete nervosi. Quella donna è prigioniera. E di chi? Questo lo dovete scoprire voi, no? Signora, scusate, come fate a dire che è prigioniera? Perché? Quella non è mai uscita di casa. Non si è mai affacciata alla finestra e le tende sono sempre tirate. Ma la sera la luce è accesa. Io la vedo sempre che va avanti e indietro. Vedo la sua ombra che va su e giù.